Questo è il nostro Maritozzo, che è il nostro cavallo di battaglia, è un dolce tipico di Roma e nasce dai vecchi forni romani. Era una pasta brioche che veniva cotta e poi farcita con la panna. Le leggende sul nome sono tantissime, ognuno ha la sua, ogni fornaio ha la sua idea, la sua storia più o meno vera, questa non si sa. La nostra versione è una versione ricca di arancio di Sicilia, grattiamo la buccia e abbiamo della pasta di vaniglia Bourbon fatta da noi. Adesso andiamo a vedere come facciamo l'impasto. Partiamo con della farina in macchina, questa è una farina di forza e c'è del sale all'interno. Poi andiamo ad aggiungere le uova rigorosamente intere. Noi utilizziamo della pasta gialla per dare un colore ancora più intenso. E la particolarità del nostro impasto è che all'interno c'è del latte. Nonostante sia un maritozzo ricco di grasso, quindi potrebbe sembrare meno digeribile, grazie a una lievitazione lenta e una lavorazione fatta a modo, abbiamo un prodotto che risulta al palato leggerissimo e ad altissima digeribilità. Quindi allungando i tempi di lievitazione andremo a utilizzare pochissimo lievito. In questo caso è lievito di birra. Poi inseriamo i nostri zuccheri, abbiamo zucchero semolato e del miele millefiori, che ci serve oltre per dare dolcezza, la particolarità è che serve a trattenere umidità, quindi ci lascerà sempre un prodotto ancora più morbido. Questo è l'impasto, dicevo, ricco di grasso. Il nostro grasso è un burro di Normandia e essendo ricco di grasso è un impasto non semplice da fare. Va lavorato per bene per avere un prodotto ottimale sia in fase di lievitazione e di conseguenza anche la cottura, per evitare di avere un prodotto molto pesante. Lo andiamo ad aggiungere in tre step perché così diamo la possibilità all'impasto di assorbirlo. Perché se io glielo do tutto insieme appesantisco l'impasto e mi collassa. Per questo motivo utilizziamo anche delle farine di forza, proprio per la capacità di trattenere i grassi al loro interno. L'impasto è praticamente pronto, è un impasto bello asciutto, come vediamo si è staccato bene dalle pareti, non lascia residui, quindi è un impasto bello tonico. Allora adesso andiamo a tagliare l'impasto e lo facciamo riposare per una quarantina di minuti, un'ora, in modo che si rilassi. Facciamo sia la versione normale che la versione Minion. Ci teniamo sui 70 grammi e andiamo a fare le nostre palline. Una volta fatte le nostre palline andremo a fare una prima pirlatura, che consiste nel dare forza all'impasto, e li lasceremo riposare un 5-6 minuti per far rilassare sempre l'impasto. Questa è la versione salata. Poi abbiamo versione dolce, piccolo classico, grande quaresimale, cioè con candite e uvetta, come fosse un panettone. Panna non so se è zuccherata o meno. Avete chiesto? Panna è leggermente zuccherata. Adesso ho un problema. Ho sporcato questa mano e non ho tolto la mascherina. Non te la possiamo toccare nemmeno. Posso neanche leccarla. Grazie.
sostituirmi a Massimo Bottura, però ha ragione Massimo Bottura. Spaziale, come insegna ovviamente l'etichetta del bravo critico gastronomico, sì. Prima il dolce e poi il salato. Un maritozzo deve fare così, deve tornare indietro. Vorrei appellarmi un attimo alla galanteria umana, l'unica ragazza che mangia loro due, capito? Capito? A me piace sempre il contrasto dolce-salato, il maritozzo. Non è quel dolce fastidioso, viene anche poco glassato, come ci ha detto il pasticcere. Baccalà mantecato molto buono, giusto equilibrio di sapori, come mi piace ripetere spesso, anche perché è l'unica cosa che so dire. E adesso mi mangio il quaresimale dolce. Perché è quaresimale questo? Perché ci mettono l'uvetta e i canditi. E perché quindi è quaresimale? Perché per pentirsi bisogna, non lo so. Sai chi potremmo chiederlo? Esatto. A Francesca Feresin. Francesca Feresin, perché è quaresimale quello con i canditi? Perché i canditi sono simbolo di ricchezza, secondo me. Quindi la quaresima è tutt'altro, è il contrario. Beh, pentimento, se... contrizione. Posso fare una proposta? Sì. Mettiamo in pausa il video ora. Aspetta che controllo su. Via. Internet.